ballo, il ballo sportivo concentrato, concentrato in particolare. Debba accogliere una profonda trasformazione che avviene nella società italiana negli ultimi 40 anni, 50 anni e anche nella società di Argentina. Cioè quello che è avvenuto sostanzialmente è la fine della famiglia allargata in cui convivevano numerose persone, molti figli, a volte due o tre generazioni, e diciamo l'emergere di una famiglia tendenzialmente mononucleare, molto piccola, di 2,2 persone ovviamente. E una cosa di delle famiglie presenti nella società di Sistina. Allora, tutte le politiche del comune, da quelle che riguardano, per esempio, lei faceva riferimento alle case popolari, ma la fiscalità, eccetera, eccetera, devo tenere presente, l'ho già detto qualcun altro prima, questo elemento familiare. L'indicatore ISEE va già in questa direzione, va ulteriormente affinato, tenendo conto di cosa sono le nuove famiglie, perché io la dico molto banalmente, per esempio, non so, ci sono anziani, vedove per esempio, o vedovi, che non sono una nuova famiglia e non vogliono star soli, e noi dovremmo trovare il modo di consentire a tutti i livelli, l'assegnazione delle case popolari, la fiscalità, a poter andare a ritirare un certificato, un esame, parlo degli anziani per esempio, a persone che non risultano famiglia nel senso tradizionale del termine, ma che di fatto lo sono, ed è bene che lo siano, perché si ha bisogno di avere un amico, un'amica, un punto d'appoggio. Io sono situazioni che conosco molto, insomma, però c'è il problema concreto che, non so, il tuo amico non può andare a ritirare quei esami, però tu non hai la patente, per esempio, e ha una certa età, però vuoi stare in casa tua, non puoi, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo molto lavorare anche qui in termini, no? Sul piano dell'analisi, per capire con flessibilità, e qui ci vuole l'intelligenza degli amministratori e anche degli operatori, dei dirigenti comunali, per fornire appunto delle risposte che, come dire, tengano conto di com'è cambiata la realtà, che mantiene ferma una cosa: la gente ha bisogno anche di comunità, no? La gente ha bisogno anche di non essere sola.